Ludovica Modugno, torni a teatro con uno spettacolo tosto insieme ad Ambra Angiolini che si chiama Il Nodo. Sì, Il Nodo è un bellissimo testo di Joanna Adams, è un testo a due, siamo io e lei. Sono molto contenta di lavorare con Ambra perché ha delle grandi palle, posso dirlo? Certo. No, anzi, diciamo, insomma, va bene, è una donna forte, sì, brava, sì, un'attrice forte. E quindi è uno scontro fra un insegnante, tutto quello che comporta avere la scuola alle spalle, e una mamma che ha avuto una grande tragedia nella sua vita e ha perso il figlio. E quindi c'è questo scontro di due mondi ed è molto bello, è un testo avvincente. Ecco. Testo duro, insomma, si diceva, anche perché non si capisce bene fino alla fine, no, quale sia la verità, però si richiamano temi come il bullismo, come, vabbè, ovviamente il dolore di una madre. Sì, il dolore di una madre, il bullismo è tutto quello che soffre un ragazzo in una scuola quando viene preso di mira in qualche modo. E quindi è anche delle volte l'incomprensione che può avere un insegnante, anche se poi questo insegnante ci soffre perché deve avere a che fare con questa marea di persone che in qualche modo l'aggrediscono. Ludovica, attrice e doppiatrice, cosa ti piace di più? Qual è la differenza, a parte il fatto che come doppiatrice dai solo la voce, come attrice dai tutta te stessa? A parte il fatto non si può dire, nel senso che la cosa è importante, perché per me il palcoscenico è una specie di malattia, cioè io devo starci sul palcoscenico, se no sto male. Poi tutto il resto sono specializzazioni. Di quello che è la grande anima dell'attore, che è quella del rapporto col pubblico, questo è il cinema, il doppiaggio, la televisione e varie. Però se in ogni cosa ci metti il cuore, come diceva, la pancia e la testa, è tutto appassionante.